Signor Sindaco, lei chiede equilibrio e fermezza in un periodo in cui c'è troppa tensione a Palazzo Comunale, anche a livello mediatico. Secondo me sì, c'è troppa tensione e soprattutto secondo me escono anche notizie che non sono, perlomeno, che non sono chiare. Ad esempio quello che è uscito oggi riguardo alla commissione disciplinare che farà parte anche la Guardia di Finanza è falso, non è vero. La commissione disciplinare avrà un rapporto con la Guardia di Finanza per tutto quello che sono gli archivi, tutto quello che sono le letture e delle prove, ecco, perché sono 2700 pagine, voglio dire, di inchiesta, dunque è giusto che la commissione disciplinare si possa appoggiare alla Guardia di Finanza per avere delle informazioni, dove trovare le informazioni. Per quanto riguarda l'inchiesta sugli straordinari, che idea si è fatto invece? Ma sicuramente, guardi, noi siamo dal primo momento d'accordo di andare a approfondire e cercare tutte le verità che devono emergere. Però riguardo anche il discorso dei straordinari, per quello che ho visto io, ho reputato io, è che comunque tutto quello che è stato fatto come numero di ore è a norma di legge ed è anche in linea con tantissimi altri comuni, se non inferiore. Ma questo non deve essere il punto. Il punto è che siamo passati a livello nazionale, ieri in tutte le regioni nazionali, come nuovamente il caso, no? Come il caso politico di Sanremo, che è la pietra dello scandalo, quando in realtà, per quello che ho visto io, siamo in linea con tanti comuni. Questo non vuol dire che vada bene, forse va assolutamente approfondito, va valutato, perché va fatto chiarezza su tutto, però passare nuovamente come il comune dei fannulloni, come il comune dell'ultima cosa, non ci sto. Vuole quindi lanciare un appello? Un appello a partire da voi e da tutte le persone che sono coinvolte, compreso il sindaco. Lei ha pensato alle dimissioni, soprattutto in questo ultimo mese, a causa della situazione che si è creata? È una situazione complessa, da partire dall'aspetto economico, da avere una struttura con 43 persone sospese, avere persone che comunque c'è un certo nervosismo all'interno della macchina, progetti ambiziosi che bisogna portare avanti, non è semplice amministrare in questo momento, però sicuramente sono pensieri e finché c'è la passione, c'è la volontà, ma soprattutto ci sono cose da fare, si va avanti. Vuole lanciare un messaggio ai cittadini? Ma la città, voglio dire che sicuramente quello che sta attraversando il Comune di Sanremo è una situazione grave, è una situazione che a mio avviso però va, prima di lanciare le sentenze bisogna aspettare, dobbiamo aspettare la fine dell'indagine, il corso della commissione disciplinare e sicuramente saranno tante posizioni che verranno chiarite, come altre invece verranno prese con fermezza e daremo un segno forte perché è giusto che sia fatta verità e che sia data anche giustizia, soprattutto per quei dipendenti che oggi lavorano.